chiusa Luigi il vantaggio della Salernitana con Piontek dopo appena 3 minuti scarsi di gioco. Salernitana 1 Cremonese 0, di nuovo linea Benevento. Sì, sta pareggio, scusami, della Cremonese con Okere, che è un sinistro al volo davvero splendido da parte dell'attaccante. E dunque al 12° minuto Salernitana 1 Cremonese 1, di nuovo a te. Ha pareggiato la Salernitana con il gol di Dia, una splendida azione personale sulla destra, ha saltato un paio di avversari, poi si è trovato con una posizione molto angolata, sembrava tutto lasciava pensare a un passaggio al centro dove c'erano Piontek e Koulibaly, anzi è proprio di Koulibaly il gol, dove c'erano Piontek e Dia, e Dia invece ha scelto la soluzione con un raso terra sotto le gambe del portiere. È arrivata così la rete del vantaggio della Salernitana a 6 minuti ormai dal termine del primo tempo. Cambia ancora il risultato di una partita che si mantiene molto divertente e spettacolare nonostante la pioggia che diventa sempre più insistente. 39° del primo tempo, Salernitana 2 Cremonese 1 Terni. Poco ribattuto, c'è Ciofani già pronto sul pallone per calciare di nuovo, non è chiara la dinamica perché in realtà il tiro era stato parato, se l'irregolarità fosse stata della Cremonese probabilmente andava comunque annullato. In ogni caso c'è Ciofani pronto sul pallone, sta per fischiare di nuovo Marchetti, giocatori appostati al limite dell'area, parte di nuovo con il destro e ripara di nuovo Sepe, ma ancora una volta sulla respinta Ciofani va a prendere il pallone e a metterlo in porta. La rabbia oggettivamente giustificata da parte del portiere della Salernitana, e si ha visto due volte parare il rigore e poi vedere sorpresa la propria difesa. Stavolta però non ci sono dubbi, il gol è di Ciofani, 2-2 a Salerno. A linea a Palermo. Palermo in fallo laterale, siamo nella zona d'attacco della Cremonese sulla destra, pallone che arriva al limite dell'area, stoppato di petto da Ciofani, lo scambio ravvicinato ancora a Ciofani che va a riprendere questo pallone, lo protegge, lo porta sulla bandierina, lo scambia posizione sempre defilata sulla destra con Castagnetti, che riesce ad ottenere una rimessa con le mani a un paio di metri proprio dalla bandierina di destra. Andrà almeno a giudicare dalla rincorsa presa, la battuta lunga con le mani la Cremonese in area di rigore, e così vanno a saltare i difensori, rimettono ancora fuori, si continua a giocare quando ormai siamo a 8 minuti e 15 di recupero. Pallone messo al centro dell'area, il cross va a rincorrere la sfera Valeri, tenta un dribbling, non riuscito su Mazzocchi, riconquista però il pallone, lo serve per Castagnetti che si accentra, potrebbe andare al cross, lo fa, va a Fazio a saltare in anticipo su Ciofani, arriva però anche il fischio del direttore di gara, finisce qui Salernitana Cremonese 2-2. Graziani.